Lo sapete chi sono? Polizia, mani bene in vista! Faccia a terra! Come lo sapete? Le domande le facciamo noi. Sono curioso, come siete arrivati a noi? Storia lunga, molti risvolti. Non ho dubbi. Sono Nicole Steele del Dipartimento di Giustizia. In una città che ha 600.000 abitanti, la polizia ha effettuato oltre 300.000 fermi di passanti solo negli ultimi 5 anni. Avete rinchiuso e picchiato così tante persone che non se ne trovano 12 pronte a credere alla parola di uno sbirro. Ci sarà mai un momento in cui un agente di polizia svolgerà il proprio lavoro in una maniera tale che alla fine vi convincerete che lui o lei andrebbero licenziati per comportamento violento? Certo. Ed è mai capitato? Vogliono che smettiamo di fare i poliziotti. Vogliono che lo facciamo senza danni collaterali. Sa che cosa fanno gli sbirri di Baltimora che non hanno denunce? No. Di sicuro non fanno i poliziotti. E non è colpa dei poliziotti. Noi siamo al servizio dei politici, che così raccolgono consensi. E quando mi reintegrarono, mi assegnarono a un'unità formata dagli sbirri più corrotti di tutto il maledetto dipartimento. Con i miei uomini facciamo tutto secondo le regole. Mr. The Malice I'm living. La guerra alla droga giustifica tutto. È un dipartimento di polizia disfunzionale. Abbiamo ereditato una cultura che reputa responsabilità una parolaccia. Vi avevo parlato dell'indagine federale. Si parla di un'indagine federale? Ma non succede mai, siamo a Baltimora. Questa merda va avanti da tempo. Seguivamo il capo. Perderò il lavoro per questo. Guardati attorno. Abbiamo costruito questa macchina in cui in metà di questo paese la parte con i soldi e il potere spolpa l'altra metà che non ha mai avuto niente per vivere. Guarda come lavora. Tutta la macchina lì a terra! Io insegno a essere poliziotti onesti e bravi. Il resto dipende da loro. Non sono corrotto. Mr. The Man is a living.